Che dite? Cosa ne dite? Dite? Oh, oh mi hanno trovato in disabilia. Ehi, oi ci ha pensato che è un biscotto? e mi sono back il <ride> avete visto il grande Wallace eh sì lui fa sta cacchio di rubrica chiamiamola così del menevanto e stavolta Wallace verso spieghe allora velocemente eh, come sempre alterna cose giuste o perlomeno che riflettono anche il mio pensiero ad altre che non c'entrano proprio in casa oh, scusate eh, scusa scusa, grazie eh, ho perso i testicoli che mi stanno rotolandolo, rotolandolo cercati di capire l'alzheimer, me li puoi prendere un attimo? grazie, molto gentile scusate, ho le balle che stavo dicendo, no, non lo posso dire la seconda volta perché mi ricadono ancora i testicoli il fatto che proprio dice altre cose, stavo cadendo, scusate. Uh, quindi, alterna cose corrette a mio modo di vedere, di pensare, ad altre stupidaggini, stupidaggini, sempre questa mancanza profonda di rispetto. Cito Marco PT perché, non tanto perché è un lecchino e tutte le cagate che alcuni dicono, ma perché lui è un PL. Comunque. Se non è un PL, ha a che fare direttamente con la forza, perché poi in realtà lui non si definisce un PL. Però ha uno stretto rapporto con la forza e gli esercizi che fa hanno uno strettissimo rapporto con i PL. Eh, anche se poi lui predilige il, eh, come si dice, il front squat e tutta una serie di situazioni differenti dal PL. Appunto. Ma, ma, diciamo... Anzi, mi stava cadendo il testicolo destro, scusate. Sto ritornando su Wallace per questo che ogni tanto i miei testicoletti <ride> cercano di scappare via. Stavo dicendo. Brrr, fa freccia, fa freccia, fa freccia. Fa Quello che stavo dicendo, in poche parole, no? Cioè, il culturista ha quella forza, quel potere che il powerlifter non ha. Cioè, capiamoci perché. Ma come cazzo, ma queste mani sono micidiate? Avete visto? Come fa interseca, come perché cioè allora il powerlifter non è fantastico, cioè, mi fa smurato! Mamma che volgarità che ho detto! Comunque, l'importante è non bestemmiare. Converrete con me. Detto questo, cerchiamo di diventare un po' seri. Teniamoci i testicoli attaccati, belli stretti. Perché se no scappa via, Wallace! È giusto a mio modo di vedere il ragionamento che fai quando dici il culturismo forgia il corpo non è il nostro fine il pompaggio per un culturista ci vuole fa ricordatevi che master wallace parla di pompaggio ma comunque alzando il culo col cuscino con tutte le manità di sorta la sua quintalata e mezza di panca la porta a casa in un modo o nell'altro quindi non è che predica il pump Scuola francese, ad esempio, per fare un esempio di pump, e poi è una mezza sega di forza. Non è così, perché come ho sempre detto e sempre sostenuto, il culturismo è un insieme di fattori. Non è forza e eh, esercizi primari, punto. Certo, è una base di tante basi. In realtà, le basi del culturismo sono tutte, cioè, non so se mi spiego. Gli attrezzi intesi come macchinari servono tanto quanto gli esercizi fatti con i pesi liberi. Sicuramente ci sono dei momenti, magari per un neofita è bene usare di più gli attrezzi liberi inizialmente, cioè bilancieri e manubri, anche un po' di calistenia, perché no? Però poi, dopo, se vuoi fare il culturismo e vuoi dare delle forme muscolari degne di nota, Devi anche, anche inserire i macchinari, i monoarticolari, gli esercizi specifici, l'attenzione lenta e continua, ma sempre a settori circostanziati, circostanziali, circoncisi. <ride> cioè, mi spiego? Ah, una cosa, un saluto, cazzo spero di ricordarmi bene il nome, Silvio D'Amato, ma sarà giusto, magari sto dicendo una cazzata. Perdonami se non sei tu Dopo vado a vedermi E casomai faccio una corretta Un'errata corrige eh, Silvio D'Amato Boh, vabbè Mi ha fatto un bellissimo commento Dove dice che sono sottovalutato come youtuber Però lo ringrazio Perché mi sembrava Un commento de core You know Fratelli, na 10, fratelli, fratelli! Frate Sfondate il muro, fratelli! Ma l'avete visto il 1727? Ma l'avete visto che si spara gli steroidi in diretta testosterone, boldenone, equipos, trembolone, stenozololo. <ride> è bruciato non c'è bello. Vabbè, torniamo a noi. Detto ciò ci detto, è tutto cazzo che c'è dentro, il retto. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo fare? Le dita alla Wallace dobbiamo incrociare. Ovviamente, no? Cioè, perché? Cioè, voglio dire. Eh, 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 cioè. Eh, 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 voglio...